Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video. E in questo video, appunto, come avete letto dal titolo, sarà un video sui prodotti finiti del mese di maggio e giugno. Vi faccio un po' vedere cosa ho terminato e alla fine, insomma, del video, verso la fine vi metto i prodotti che ho terminato per la mia prima. Magari non sono tutte mamme all'ascolto e magari non a tutte insomma, può interessare, ecco. Allora, iniziamo subito con un prodotto beauty che in realtà ha terminato mio marito, che è questo deodorante della Dove Men Care. Questo, ragazzi, è veramente ottimo, questo deodorante, perché non è un deodorante, è proprio un profumo, insomma. È un profumo veramente ottimo, ha diverse tipologie. Questo è il Silver Control, così grigio, poi neanche insomma diverse. Qua dice che dura 48 ore e anche traspirante, e quindi ve lo consiglio assolutamente. Quindi questo è un prodotto promosso. Andiamo avanti. Poi, per quanto riguarda sempre, diciamo, un prodotto, diciamo, beauty per la doccia, questo ha terminato questo prodotto, questo bagnoschiuma della Malizia. Questo è un bagnoschiuma all'argano e vaniglia. L'avevo già parlato nell'altro video, quindi non mi dilungo, che si è trovato bene, quindi assolutamente è promosso. Per quanto riguarda invece i prodotti che ho terminato per la casa, abbiamo due prodotti per la lavatrice, che devo dire sono state due scoperte. Allora, come primo prodotto, questo qui, questo detersivo insomma, per la lavatrice. Questa è la lavanda, è della marca Auchan, come vedete, eccolo qua. Questa è la linea Auchan basica. Qui dice detersivo più liquido lavatrice al profumo di lavanda, e io quando utilizzavo questo non andavo a mettere l'ammorbidente, quindi veramente l'ho trovato molto comodo e pratico. Poi devo dire, comunque, i panni sono venuti abbastanza puliti e anche profumati. Infatti ha un ottimo profumo di lavanda. Io non adoro la lavanda, però devo dire che di questa marca è molto molto gradevole, quindi promosso. Un altro detersivo per la lavatrice che ho terminato è questo spuma di champagne, che adesso ne ho ripreso un altro però al muschio bianco. Questo qui in realtà qui dice una crema al profumo di violetta orientale. Sono 25 lavaggi e dice formula concentrata con enzimi, forte sulle macchie, efficace a freddo. Io faccio sempre, insomma, sui 30 gradi. Questo devo dire, ragazzi, è l'unica cosa che non mi è piaciuta, la profumazione, perché come prodotto spuma di champagne è un prodotto veramente molto buono. Io, come vi dicevo, lo sto utilizzando adesso al muschio bianco, e quindi il prodotto sì, come detersivo, però come profumazione non la riprenderò. Poi, per quanto riguarda sempre la lavatrice, ho terminato questa candeggina delicata. Come voi sapete, chi mi segue sa che io uso la candeggina delicata per andare a igienizzare i panni in lavatrice. Come sapete, insomma, una vale l'altra, non sto a vedere la marca, dove mi trovo lì l'acquisto. Devo dire, questa di acquistone non è male. Poi, per quanto riguarda invece la pulizia della casa, ho terminato questo Dual Power. Questo ve l'ho fatto vedere nei video dell'organizzazione delle pulizie. Questo qui antigoccia. Questo devo dire è abbastanza buono. Poi sono molto comodi questi qui a spray. Eccolo qui, della Dual Power. Io questo spesso li trovo da Maurice. Ho terminato questo, lo uso, diciamo, per lavatrice, qualcosa anche per casa e anche, insomma, per qualche superficie di casa. Questo Chantecler sgrassatore universale. Devo dire, ragazzi, io ne ho provati anche diverse marche, però come va a togliere le macchie lo Chantecler? Proprio nessuno. Poi, tra le altre cose, io ho una bambina piccola, quindi sapete che mamma sa le macchie che fanno i bimbi, quindi questo è veramente super potente, come dice qui, su ogni tipo di sporco, quindi assolutamente promosso. Poi l'unico, l'ultimo, il penultimo in realtà, ho terminato sempre per la casa, è questo Riome l'aceto, che veramente non c'è bisogno che mi dilungo perché ve l'ho messo anche nei miei prodotti top. Se volete andare a vedere il mio video sui miei 5 prodotti top, ho terminato questo qui, lo Riome l'aceto, che è veramente veramente ottimo, come sapete, top. Questo qui è l'aceto di mele biologico e lo uso per tantissime cose. È un anticalcare, adesso te lo do alla mamma. È un anticalcare, un disinfettante e un sgrassante, quindi ha veramente tante, tante funzioni. Io lo uso per andare a pulire il
la velo dopo insomma che ho finito di lavare i piatti, vado a pulire il piano cottura, vado a pulire anche il tagliere che mi va comunque a togliere tutti i cattivi odori, e rido perché c'è mia sorella di là che mi fa ridere. Ok, quindi assolutamente un prodotto ottimo, ve lo consiglio. E poi come vi dicevo ha un prezzo molto piccolo perché sarà intorno a 1,20 euro, 1,30 euro. L'ultimo prodotto che ho terminato invece per quanto riguarda la casa sono queste salviette per andare a spolverare i mobili. Queste sono della Braun, eccole qua, Braun Mobili. Queste sono proprio delle vere e proprie salviette, come vedete hanno qui insomma l'adesivo che c'è ancora, quindi devo dire che nonostante sono salviette che durano, l'adesivo devo dire che non perde di insomma di colla, insomma di adesivo. Assolutamente promosse, io questo le vado ad utilizzare come vi parlavo nel video dell'organizzazione delle pulizie ogni 2-3 giorni, quindi quando vado a fare una pulizia un po' più approfondita dei mobili, e va veramente a togliere molto bene la polvere ed è anche elettrostatico, quindi sono assolutamente promossi. E questi io li trovo spesso da Mauris, sono 20 panni a 0,99. Vi faccio vedere poi un po' di prodottini che ho terminato per la mia bimba, che sono per lo più pannolini. È un prodotto anche questo della Natural Care, della Vapo. Questo qui, questo è per le zanzare, un'antipuntura. Questo siamo veramente trovati molto bene, l'ho usato anche io in gravidanza. Questo comunque ha estratti di profumazione sgradita agli insetti a base di oli essenziali, geranio, basilico, eucalipto e salvia. Ve lo consiglio, veramente buono. Così all'erogatore. Vi faccio vedere poi un pacco di salviette che ho terminato, che ve l'avevo fatte vedere nel video del insomma svuota la spesina di Mauris. Sono queste salviette qui, ecco appunto della marca Mauris, che devo andare a ricomprarle, tra l'altro visto che stanno in super offerta. Eccole qua, sono 72 salviette, sono al gusto di caramello. Devo dire io con le salviette della Mauris mi trovo molto bene, hanno insomma una giusta dose di sapone all'interno, sono fatte a nido d'ape, quindi comunque vanno a togliere tutte le macchioline, veramente veramente buone. Poi ho terminato 3x3 pannolini. Allora, uno è bocciato assolutamente, che è questo qua, questo qui della Unistar, gli Agis sono assolutamente bocciati. Io periodicamente li compro per vedere insomma se mi posso trovare bene, ma assolutamente sono sempre bocciati per me gli Agis Unistar. Infatti quando li compro alla fine poi li uso solo per il giorno, ma veramente non mi trovo bene, insomma sono sottili. Tante volte se si fa veloce a mettere il pannolino magari la linguetta si strappa, sembra fatti di carta, non lo so, sono assolutamente bocciati. Eccoli qua, gli Unistar. Mentre mi trovo bene invece con gli Agis Bimbo, con gli Agis Bimbo, io uso i Bimba. Promossissimi, come sapete io compro sempre questi qui dell'Eurospin, sono Yellow Baby e della taglia sesta. Questi assolutamente ottimi come pannolini, sono molto avvolgenti, tengono la pipì, sono resistenti, come sapete io li adoro. Hanno veramente un prezzo piccolo perché li pago a prezzo pieno 3,69 euro. E ne sono questi qui della taglia sesta. Vi dico, ne sono 16 pezzi, perché più avanti si va con l'età, insomma meno pannolini si trovano all'interno. Poi l'ultimo pacco di pannolini che ho terminato è questi qui della marca Chicco Vesti Asciutto, che ve ne avevo già parlato anche la volta scorsa. Devo dire, questi li avevo presi quando era piccola, non mi erano piaciuti granché. Invece adesso devo dire che li ho trovati buoni. Li ho messi anche durante la notte e devo dire che sono stati molto assorbenti, quindi ve li promuovo. Ultima cosa, come prodotto sempre per la mia bimba, ho terminato questo talco della Johnson Baby, eccolo qua. Io come sapete che vi ho parlato, ecco se volete andare a vedere, ho girato un video per quanto riguarda i prodotti che uso per la mia bimba, per l'idratazione e per la detersione. Vi ho parlato che io d'estate uso spesso la polvere, insomma il talco profumato, perché mi va insomma a asciugare il sudore e lo previene anche, quindi io lo uso molto spesso anche in estate. Ho provato questo qui della Johnson Baby, devo dire non è male, oddio io preferisco il Fistan, quello lì blu che vi ho fatto vedere in quel video, però questo devo dire che non è male, se lo dovessi trovare in offerta magari lo riprendo.
E nulla ragazze, questi erano tutti i miei prodotti finiti del mese di maggio e giugno, insomma erano un po' di prodottini, quindi sono andata un po' più veloce. E spero che questo video vi piaccia, insomma è un video periodico che faccio ogni mese. Vi mando un grosso bacio, al prossimo video, ciao!